Il mondo che verrà del resto ha molto bisogno di Europa. Ha bisogno dell'Europa dei valori, dell'Europa della fantasia, dell'Europa dell'innovazione, dell'Europa del coraggio, dell'Europa della passione, dell'Europa della cultura, della libertà, della democrazia. In una parola possiamo dire che il mondo che verrà ha molto bisogno dell'Europa dell'umanesimo che ha segnato la nostra civiltà per secoli.